Salve ragazzi, ben ritrovati a questa settima puntata di Icecraft. Mi stavo impallando e stavo cadendo con la sedia. Bene, come inizio va benissimo. Niente, dopo la pessima figura fatta nella scorsa puntata, vedremo di farne un'altra pessima figura. E vi avevo promesso che saremmo andati a prendere la Redstone. Quindi l'obiettivo di questa puntata è andare a prendere per di più la Redstone. Ok, ferro ne abbiamo, non ne serve praticamente. Ok, possiamo scendere così. Sì, possiamo scendere così. Facciamo solo un po' di torce perché ho visto che non ce n'è più. Perfetto, 12 e 12. 32 torce ci basta. Queste le teniamo qui. Questo male, perché sennò devo avere delle torce, ma. Niente, ok, niente torce. Andiamo con le torce che abbiamo appena fatto. Ehi! Ogni tanto do delle botte di lag. Forse come detto perché caricando un video. Carico i video nel frattempo che che faccio degli altri video per risparmiare del tempo. Però mi sa che questo ci penalizzerà con un po' di lag, ma non credo, perché nei video diciamo non ne ho vista così tanto di lag. Dico, non li ho visti completamente, però non mi sembra che ci sia così tanto lag. Questa volta invece è la volta in cui sembra che ci sia più lag di tutti. Comunque scendiamo giù. E adesso vediamo di non ripetere gli stessi errori che ho fatto nell'altro video. Ce le avevo le torce! Che deficiente! Le avevo viste da qualche parte. Madonna che fail, che nabbo! Che nabbo, potete insultarmi come volete perché tanto questa volta me lo merito. Vabbè, tanto ci serviranno. Torce in più non fanno mai male. Allora, anzitutto tappiamo. Ah, solo un creeper, bene. Questo solo sono sicuro che lo ripagherò. Bene. Sento un ragno da qualche parte. Secondo me comunque ragazzi c'è uno spawner qua da qualche parte. È impossibile che ci sia tutto questo rumore di mob. Ma dove l'avevo visto la. Ah, c'è anche un Enderman. Bene. Dove l'avevo visto io? Ecco il ragno. Avevo visto della redstone. Anche che non mi sia confuso. Eccola lì. Sì, ma qua c'è pieno di mob. Fino a quando stanno laggiù va bene. Allora facciamo una piccola scaletta. Laggiù c'è uno scheletro. Sai che ho fatto un errore grande. Non mi sono portato del cibo dietro. Vabbè. Mettiamo torce a quanto più non posso. Anche se non servono in alcuni punti. Oro! Non l'avevo visto! Bene, bene, bene. Bene. Allora, mangiamoci questo panino al volo, solo per farci salire la vita. Lì c'è uno zombie. Che prima o poi verrà dato una palla, sono sicuro. Come non far cadere la redstone? Allora, mettiamo un cubo qua. Voilà, e teoricamente se sotto non è vuoto non dovrebbe cadere. Ma io non sto tranquillo con questo rumore di zombie in giro. Comunque, noi siamo messi qua da redstone. Ecco, ho fatto un errore. Un altro errore che mi sono scavato sotto i piedi. Sotto qui sembra che la redstone non ce n'era. L'altra redstone l'avevo vista qui da qualche parte. Lì c'è uranio. Bene, c'è anche uno scheletro e dell'altra redstone. Bene, allora. Io adesso scendo, ma sicuramente finisco nella lava.
quindi facciamo una scala, se ci riesco. Allora, mi fa la faccia di merda. Siamo per le feste. Perfetto. Lava tutte le parti, va bene, così almeno qua non vengono mob. A meno che non mi cadono sopra, e l'ultima volta che l'ho detto è successo. Bene, facciamo questa redstone al volo. Sperando che non trovo qualche pozza di lava. Bene, facciamo questo uranio. Tin. Questo ferro, ripuliamo tutto qua e poi ce ne saliamo. Bene, la miniera diciamo è abbastanza. Non c'era più niente a parte l'altro pezzo di miniera che dovremmo esplorare. Adesso ci serviva. Right. L'ho ripetuto già 20 volte. Bene, saliamo. Facciamo anche l'oro già che ci siamo. Eccolo dove lo vedi. Ecco l'altra spada. C'è ancora un ragno di merda. Illuminiamo dove possiamo, così almeno la prossima volta evitiamo di avere problemi. Ecco lo zombie. Sì, un altro. Adesso qua ci muore. Bene, vaffanculo, stavolta t'ho fottuto io. No, via. Tappo al volo, ora. Non mi arrivano. E niente, l'oro, dov'era? Dov'era l'oro? Dov'era? Sono già perso, eccolo lì. L'oro. E ce ne andiamo a casa perché abbiamo un po' di, abbastanza materiale. Spada alla mano. Però io mi sono perso, ragazzi. Wow. Cane di zombie? Non ne ho. Bene, adesso me ne devo andare veramente. Dove sono finito? Eccolo. Adesso saliamo su, ma qua c'è uno spawner, ragazzi, c'è uno spawner, c'è uno spawner, è impossibile che c'è questa quantità di zombie. Ehi, mi vedi? Mi ammazzo, non è un problema. Mi ha dato anche un elmo, perfetto, guarda, così almeno abbiamo un po' più di protezione. Mettiamoci l'elmetto. Una cosa buona, dai. Allora, abbiamo fatto la redstone come promesso, una trentina che vanno anche abbastanza bene per cominciare a fare i primi macchinari, così almeno non occorre che andiamo in giro carichi. Bene, poi ovviamente man mano che andiamo avanti esploriamo tutta la miniera e la puliremo per bene. Almeno il carbone per il momento non ci serve, quindi è inutile che tiriamo via anche il carbone. Quando avremo del tempo tireremo via anche quello. Metto una torcia pure qua, perché sennò ogni volta... Minchia che spavento sta mucca. Ma è possibile che ogni qualvolta esco dalla miniera è sempre buio? Boh.
Beh, sto giro sono stato abbastanza contento. Volevo stare un po' di più nella miniera, ma avevo abbastanza materiali, come avete visto nell'inventario. Abbastanza materiali nell'inventario e quindi, diciamo, avevo paura di perderli. E te t'ammazzo. Invincibile. Allora, altri alberi li ha fatti. Sì, stanno crescendo anche altri alberi. Perfetto. Andiamo subito a dormire. E a scaricare anche la roba. Uova, carne di zombie, uranio, tin, ossa, redstone, oro, ferro, carbone lo teniamo. Perfetto, scarichiamo solo questo. Poi bisogna cominciare anche a allargare, ragazzi, perché siamo stretti qua dentro, no? Stiamo veramente stretti. Ne aggiungo un creeper. Allora ragazzi, io proporrei di cominciare a allargare secondo me, perché sennò gli attrezzi non possiamo farli. Andiamo a ammazzare sto creeper qua, se non mi ammazza lui a me. Non esplodere. Oh, quando muori. Voilà, pure anche la proprietà sparo. Bene, facciamo una casa adesso per il momento. Vabbè, possiamo cominciare a dare le fondamenta di pietra. Tiriamone giù una al volo. Io sempre faccio così, costruisco sempre una casa piccola in legno, poi intorno ci costruisco una casa, diciamo, con qualche materiale più sostanzioso, così almeno diciamo evito di stare allo scoperto, ecco. Di costruire una casa da una parte e poi comunque farne un'altra da un'altra. Perfetto. Cosa ho detto? Non lo so perché stavo pensando. Ok. Sì, però io sono venuto un po' troppo avanti, porca vacca. Non posso costruire proprio sul lago. Porca vacca, ho fatto un errore. Qua ci vedrà una bella finestra, qua il muro, quindi costruiremo qua. Perfetto, questo sarà il confine della. Cosa sto facendo? Ok, qua deve rimanere dove sto. Però mi sembra un po' piccola. Ho sbagliato a fare due calcoli. Uno, due. Beh sì, è un po' piccola. Niente ragazzi, io farei una cosa, per evitare rogne e brutte, diciamo. Sì, mi stavo impallando, non so più manco cosa stavo dicendo. E niente, dicevo, per evitarvi noia, io farei una cosa. Io bloccherei qua il video, tanto la pietra la vado a fare lì come al solito laggiù in fondo, come la vado a fare sempre io. E comincerei a buttare giù una base per la casa e poi diciamo il resto, magari le cose più importanti, possiamo vederle assieme. E niente, per questa puntata sono abbastanza contento perché abbiamo fatto la famosa redstone che ci servirà per un bel po' di cose e abbiamo anche del tin, quindi nella prossima puntata, evitando di costruire la casa, ecco, bruciando una puntata solo per costruire la casa, cominceremo a costruire i primi macchinari se non manca nulla. E niente, vi ringrazio come al solito per la visualizzazione e niente, speriamo di vederci nel prossimo video e ciao a tutti ragazzi!